Il Movimento 5 Stelle ha presentato 300 emendamenti per quanto concerne il bilancio del Comune di Pescara ed il documento unico di programmazione. Un bilancio, sostengono i pentastellati, che rispecchia l'idea che Masci e compagni hanno della città. Una Pescara immobile, privata di ogni slancio di innovazione e di idee in risposta al Covid e in cui, in un mare di parole ridondanti e di intenti senza capo né coda, mancano misure fondamentali per il capoluogo adriatico. Cerchiamo con questi emendamenti di restituire dignità ad un documento unico di programmazione e a un documento di bilancio che rappresenta, che dà una fotografia di Pescara, di una Pescara ferma, di una Pescara stantia, senza idee, senza reazioni alla crisi, sostanzialmente una brutta copia di se stessa. La maggioranza è riuscita semplicemente a fare un copia e incolla dei vecchi obiettivi, delle vecchie linee, diciamo, strategiche di mandato che il sindaco ha presentato ormai 2 anni fa, e noi invece vogliamo inserire vitalità, vogliamo una Pescara che riesca a tornare viva, che reagisca alla crisi, e abbiamo inserito in questi 300 emendamenti delle azioni che riguardano tutte le linee strategiche programmatiche, e quindi andiamo dalle azioni che riguardano ad esempio l'inquinamento dell'aria, su cui non c'è una parola sul documento unico di programmazione. Parliamo di inquinamento elettromagnetico, parliamo ovviamente di periferie, per scrivere un piano delle periferie partecipato con la cittadinanza e con le associazioni. Parliamo di mobilità sostenibile, parliamo di risorse energetiche, parliamo di comunità. Per il commercio, anche lì, non una parola di reazione. Invece vogliamo lavorare attraverso una moral suasion che possa imprimere alle persone la volontà di utilizzare il commercio di vicinato, e ancora l'appartenenza, l'introduzione di un circuito check, la solidarietà che cammina, una sorta di scontistica che si fa a catena, a cascata, rispetto a tutti i centri, agli esercizi commerciali e ai professionisti di uno stesso centro commerciale naturale. Quindi una serie di innovazioni, la consulta della mobilità ciclabile, tavoli di partecipazione con le categorie, quindi tutta una serie di attività e di istruzioni e di meccanismi in cui mettere insieme l'amministrazione e la cittadinanza per rispondere insieme a questo momento di crisi.